Pace a voi, carissimi amici, carissimi sposi, carissime famiglie, che avete scelto di camminare insieme a noi in questo tempo di Quaresima che ci prepara alla Santa Pasqua del Signore. E da Francescani abbiamo scelto un itinerario di 5 incontri, 5 martedì, mettendo al centro un crocifisso a noi molto caro a San Francesco, il crocifisso di San Damiano. E se ci pensiamo bene, la vita di San Francesco di Assisi si può leggere con l'immagine del crocifisso. Pensiamo ai suoi primi passi, i passi della sua conversione, che si collocano proprio nell'episodio di San Damiano, quando Gesù in croce parla a Francesco e gli dice: Francesco, va e ripara la mia casa. Così come gli ultimi passi della sua vita terrena, quando Francesco sul Monte dell'Averna riceve le stimmate e Francesco diventa un crocifisso vivente, un altro Cristo, portando i segni della passione di Gesù nel suo corpo, nella sua carne. Chiediamo a Francesco di Assisi di accompagnarci in questo itinerario, chiedendo a lui occhi capaci di vedere Gesù in croce e di contemplarlo, proprio con il titolo di questi incontri. Non c'è amore più grande che donare la vita per i propri amici. E inizieremo questo itinerario percorrendo una via particolare, la via della bellezza. E ci lasceremo guidare nella prima parte di questo incontro dal contributo di Anita, una nostra carissima amica, appassionata di arte, dottoressa in conservazione dei beni culturali e prossima alla licenza di teologia fondamentale. Anita ci darà una lettura artistica e spirituale del crocifisso di San Damiano. Seguirà nella seconda parte un momento di riflessione pastorale e poi chiuderemo insieme con un momento di preghiera. Un buon ascolto a tutti. Insieme lungo questi 5 appuntamenti sarà prendere alcuni elementi iconografici di questo crocifisso perché possa parlare a noi coppie così come ha parlato a Francesco.
Intanto questa è stata definita una croce giovannea. Giovannea perché riprende particolarmente il quarto Vangelo. E nel quarto Vangelo ci sono tre ecco riferiti a Gesù. Ecco l'agnello di Dio, lo dice il Battista, indicando Gesù. E poi nel capitolo 19 di Giovanni e Pilato che dice prima ecco l'uomo e poi ecco il vostro re. Io credo che in questo crocifisso ci siano tutti e tre questi elementi. Abbiamo davanti a noi un uomo con la sua sofferenza, con la sua storia. Abbiamo davanti a noi il re e ce lo dice l'aureola, l'aureola crociata, cioè con una croce all'interno e con le gemme, che ci dice che è una vera e propria corona. E poi c'è l'agnello, l'agnello immolato, ritto sul trono dell'Apocalisse. Questa croce ha un modello a bilancia, a stadera si dice, perché Gesù rappresenta proprio l'ago di questa bilancia. E nel Vexilla Regis, che è l'inno che cantiamo il Venerdì Santo, parlando della croce si dice «Sei divenuta bilancia del corpo e strappi via la preda all'inferno». Che cosa significa che Gesù è bilancia? Per capirlo ci facciamo aiutare da una filosofa del secolo scorso, Simone Weil, che dice che l'immagine della croce paragonata ad una bilancia potrebbe essere un'inesauribile ispirazione per coloro che ogni giorno portano pesi, perché in una bilancia un peso molto grande vicino al punto d'appoggio può essere sollevato da un peso piccolissimo a una distanza molto grande. Ecco, diceva Simone Weil, il corpo del Cristo era un peso ben lieve, ma per la distanza fra la terra e il cielo ha fatto da contrappeso all'universo. Spesso l'universo piega con la stanchezza corpo e anima, ma chi si tiene al cielo farà facilmente contrappeso. Allora questo Cristo bilancia, porta addosso un carico, e questo carico è il carico di tutta l'umanità, di tutta la creazione. Ce lo indicano le ciocche di Gesù, dei capelli di Gesù posati sulle sue spalle, tre da una parte e tre dall'altra. Queste ciocche simboleggiano i primi sei giorni della creazione. Allora noi troviamo la creazione, i primi sei giorni, e troviamo la nuova creazione, che è la resurrezione di Gesù. Questa creazione è una creazione continua, questo crocifisso ce lo dice, lo vedremo meglio insieme anche più tardi. Ci dice che è l'immagine di un Dio, di un Padre che sempre crea, che continua a tirare fuori le cose dal nulla, continua a tirarle fuori dalla morte. Lo diciamo insieme a Isaia: non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Con la resurrezione Cristo porta tutto il creato alla sua meta, porta questi sei giorni all'ottavo giorno, il giorno della resurrezione. Altri due elementi li troviamo nel volto di Gesù. Gesù ha gli occhi grandi e ha un orecchio scoperto. Gli occhi grandi sono il simbolo di un Dio che tutto vede, ma questo non deve spaventarci. È l'immagine del buon pastore, cioè di quel Dio che va sempre alla ricerca dell'uomo, che lo guarda continuamente e che è capace di trovare l'ultima pecorella anche nel burrone più profondo. E l'orecchio scoperto ci dice che è un Cristo che continuamente ci ascolta. Vedete, occhi aperti, orecchi aperti, non può essere un altro crocifisso quello che ha parlato a Francesco. E la bilancia, gli occhi grandi, l'orecchio aperto, ci dice che è un Cristo giudice. E ricordiamo le parole di Matteo 25, e questo Cristo ci sta dicendo: venite a me benedetti dal Padre mio, perché ho avuto sete e mi avete dato da bere, ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Oppure può dirci: andate via, lontani da me, perché ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare. Allora come ci giudicherà? Sappiamo che saremo giudicati sull'amore, e sull'amore che noi riusciremo a dare al nostro prossimo e in particolare per noi coppie, all'amore che avremo dato al coniuge. Un altro elemento ci dice che questo Gesù è servo, e ce lo dice il cosiddetto linteum, ovvero questo telo, questo grembiule o asciugatoio che è l'unico indumento indossato da Gesù sulla croce. Ancora una volta è Giovanni nella lavanda dei piedi al capitolo 13 che ci dice che finita la cena, Gesù si alza,
depone le vesti, cioè resta nudo, resta spogliato, esattamente come sulla croce, e rivela così il suo amore nudo, il suo amore senza difese. E questo telo, questo grembiule, questo asciugatoio era utilizzato dai servi del tempo che lo ponevano intorno alla cinta e ne lasciavano fuori un lembo. Questo lembo serviva ad asciugare i piedi dei commensali. Ed è quello che sta facendo Gesù. Cristo ci rivela che la verità dell'amore è l'umiltà di essere al servizio dell'altro e di amarlo fino alla fine. Veramente possiamo dire con la lettera ai Filippesi che Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma ha spogliato se stesso, assumendo la condizione di servo, e apparso in forma umana, ha umiliato se stesso fino alla morte di croce. L'ultimo elemento che vediamo insieme stasera è quello degli angeli. Sul braccio orizzontale di questa croce ci sono sei angeli, presenze silenziose, quasi impercettibili. Non manifestano alcun sentimento di tristezza o di desolazione, di disperazione, nessun gesto particolare se non quello di indicare il Cristo. Allora sono testimoni di ciò che sta accadendo. Gli angeli indicano la gloria, cioè la presenza di Dio, e li ricordiamo sempre al fianco di Gesù, dalla sua nascita, quando festanti cantano gloria. E poi lo ricordiamo ancora servire Gesù nel deserto e poi consolarlo durante l'agonia del Getsemani, ma li troviamo che annunciano la resurrezione alle donne il mattino dopo il sabato. Non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Ci dicono continuamente la resurrezione di Gesù. Ci dicono anche il giudizio, e ancora una volta richiamano il Cristo giudice, il giudizio finale di Matteo 25, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della gloria. Ancora ci ricordano l'Assunzione, questi due uomini in bianche vesti che chiedono: perché guardate, perché continuate a guardare il cielo? Questo Gesù tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. A me piace pensare che qui questi angeli siano testimoni di un paradosso, quello di un amore potente proprio per la sua impotenza. Ricorderete l'episodio di Matteo in cui uno di quelli che andavano con Gesù taglia l'orecchio al sommo sacerdote. Gesù risponde: credi che io non possa pregare il Padre che mandi subito in mia difesa più di 12 legioni di angeli? Allora gli angeli sono al servizio, erano al servizio di Gesù, eppure nel momento più difficile della sua vita lui non li ha chiamati ad intervenire, perché questa non è la via dell'amore silenzioso e potente. Questa croce ci dice che è impossibile penetrare nel suo mistero se non teniamo insieme la morte e la resurrezione, se non consideriamo il paradosso della croce, un re che lava i piedi come un servo, un trono che è un patibolo, un uomo inchiodato al legno che pure continua ad agire, l'amore non amato, come diceva Francesco, che continua a dare amore, cioè continua a dare tutto se stesso.
ancora questo nostro itinerario quaresimale guardando il crocifisso di San Damiano, sostando davanti a questo crocifisso, contemplando Gesù in croce, portando nel cuore e nella mente le parole che troviamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15: non c'è amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici. E vogliamo provare a capire il senso di queste parole. E solo ripercorrendo la vita di Gesù possiamo comprendere il senso e il significato di questa espressione: non c'è amore più grande. Gesù non solo lo ha detto, ma lo ha dimostrato con la sua stessa vita. Il gesto più chiaro rimane ovviamente la crocifissione, il dono della sua vita, l'offerta della sua vita per noi. Permettetemi una breve testimonianza di un mio confratello. Parlando della sua conversione, mi raccontava del suo riavvicinamento al Signore. Era cresciuto in una famiglia cristiana, ma la relazione con il Signore era cambiata solamente quando, davanti alla croce, aveva compreso il senso e il significato di queste parole: non c'è amore più grande che donare la vita. Aveva capito che Gesù aveva sofferto per lui, aveva patito, era morto per lui, per la sua salvezza. E quanto è vero questo per tutti noi. E i primi cristiani hanno visto fin da subito in Gesù l'immagine dello sposo. Nei Vangeli si fa riferimento a Gesù sposo. Nel Vangelo di Giovanni, Giovanni il Battista si identifica come l'amico dello sposo. Oppure nel Vangelo di Marco, Gesù stesso si identifica come lo sposo. Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? E in altri episodi ancora. Tutta la vita di Gesù parla di un amore sponsale, di un amore particolare. E proviamo adesso a riconoscere nella vita di Gesù i gesti sponsali. Abbiamo ascoltato che le braccia di Gesù sulla croce vengono paragonate a una bilancia. Le ciocche sulle spalle di Cristo rappresentano il peso dell'umanità, i nostri pesi. L'amore di Gesù è un amore sponsale perché è capace di portare i pesi, il peso dell'incomprensione. Gesù spesso non era compreso dalla sua gente, dai suoi discepoli. Sentite il Vangelo di Luca al capitolo 9. Gesù disse ai suoi discepoli: mettetevi bene in mente queste parole. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Essi però non capivano queste parole. Restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento. Oppure nei vari racconti dei miracoli di Gesù, ad esempio le guarigioni avvenute nel giorno di sabato, Gesù veniva accusato di compiere queste guarigioni per mezzo di Satana. O ancora, Gesù quando spiega le scritture nella sinagoga dirà: nessun profeta è ben accetto in patria. I suoi concittadini non avevano capito la sua missione, lo ridicolizzavano e volevano ucciderlo. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 19, Gesù sta per arrivare verso Gerusalemme e Gesù piange perché non viene riconosciuto, non viene accolto dalla sua gente. O anche nella scena di Gesù e Barabba di fronte a Pilato, Barabba verrà liberato mentre Gesù condannato perché non compreso nelle sue parole, nelle sue azioni, nella sua persona. Ma Gesù non si ferma, sceglie, vuole portare il peso delle incomprensioni per amore nostro. Che cosa possiamo imparare da questo? In una coppia, quante volte non ci si comprende, si ha la sensazione di parlare due linguaggi diversi, di non avere più punti di contatto con il coniuge. Ed ecco che l'amore sponsale di Cristo può davvero diventare una fonte dalla quale gli sposi possono attingere. Questo non significa che la vita matrimoniale sia facile, ma attingere da quest'amore, cioè dalla grazia del sacramento del matrimonio, significa imparare a portare i pesi di una relazione che magari sta attraversando una crisi a causa delle incomprensioni, senza però farla morire. Cioè significa ritrovare il dialogo, ritrovare il linguaggio comune della coppia. Un'altra caratteristica
dell'amore sponsale di Gesù. L'amore di Gesù è sponsale perché si mette a servizio degli altri. Abbiamo parlato dell'inteum, questo panno che avvolge i fianchi di Gesù in croce, che era lo stesso panno utilizzato dagli schiavi per lavare i piedi ai commensali. E ovviamente penso che a tutti noi venga in mente la scena dell'ultima cena. Un contesto così intimo, Gesù inizierà a lavare i piedi ai suoi discepoli, così come facevano i servi. Questo è un gesto che dice l'umiltà di Cristo, un re che lava i piedi come un servo. Li laverà Pietro, che lo ha rinnegato, li laverà Giuda, che lo ha tradito. Ma l'amore di Gesù è più grande, non si ferma di fronte ai nostri limiti. E che cosa possiamo imparare da questo per la coppia? Quante volte tra sposi bisogna imparare a lavarsi reciprocamente i piedi, cioè a cogliere i limiti dell'altro, dell'altra. Ed ecco che l'amore sponsale di Cristo diventa ancora una volta una fonte per capire che amare significa mettersi a servizio dell'altro, fare gesti di generosità, non aspettare che sia sempre l'altro a fare il primo passo per riconciliarsi, per chiarirsi. Ancora, questo amore di Gesù sposo si rivela anche nel portare il carico della solitudine. Pensiamo ad esempio all'orto degli ulivi, quando Gesù fu arrestato, tutti lo abbandonarono e fuggirono. Gesù passa da un interrogatorio all'altro, senza difesa e da solo. La Via Crucis è una via di solitudine, l'unico momento di sollievo sarà la madre e il Cireneo. E la solitudine diventa drammatica proprio sulla croce, quando Gesù griderà: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E quante persone sposate in realtà a volte si sentono da sole, vivono la solitudine. E l'amore sponsale di Cristo diventa anche qui una fonte dalla quale poter attingere la capacità di colmare questa distanza che c'è tra gli sposi, oppure riscoprire gesti di tenerezza, di affetto per manifestare l'amore. Ecco che abbiamo visto alcuni gesti sponsali di Gesù. E quindi contemplare il crocifisso per gli sposi non è semplicemente come guardare una foto, ma significa far rivivere questo amore più grande all'interno della vita di relazione, di coppia. È bellissima questa espressione, questa verità. Gesù stesso viene ad abitare nella coppia e dona la grazia per sperimentare un amore più grande. Questo non significa che la vita matrimoniale sia più comoda, quella di Gesù non l'è stata, ma una vita secondo la volontà di Dio significherà imparare ad amare nelle contraddizioni di ogni giorno. Sentite Papa Francesco cosa scrive nell'Amoris Laetitia, al numero 315. La presenza del Signore abita nella famiglia, reale e concreta, con tutte le sue sofferenze, le gioie e i suoi propositi quotidiani. Alla fine di ogni incontro vi lasceremo, per chi vorrà, un suggerimento, un impegno da vivere in coppia in questo tempo di Quaresima e speriamo per sempre. Ecco, l'impegno di questo martedì è riuscire a individuare un gesto da compiere verso il coniuge che possa magari ristabilire il dialogo dopo un'incomprensione. Oppure un gesto di affetto, di tenerezza, un bacio, una carezza che possa rompere la solitudine. Probabilmente non sarà facile, ma provate davvero ad attingere dalla fonte dell'amore che è Gesù, fidatevi di Lui. E sperimenterete insieme magari alla fatica anche la sorpresa, la novità di qualcosa che possa fiorire nel vostro rapporto di coppia. Qualcosa che avrà un sapore diverso nella vostra vita di sposi, nella vostra famiglia. Dal libro del profeta Isaia. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli.
poiché come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata. Perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle. Per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. Voi che risvegliate il ricordo del Signore, non concedetevi il riposo, né a Lui date riposo. Finché non abbia ristabilito Gerusalemme e ne abbia fatto oggetto di lode sulla terra. Il Signore ha giurato con la sua destra e con il suo braccio potente. Mai più darò il tuo grano in cibo ai tuoi nemici, mai più gli stranieri berranno il vino per il quale tu hai faticato. No, coloro che avranno raccolto il grano lo mangeranno e canteranno inni al Signore. Coloro che avranno vendemmiato berranno il vino nei cortili del mio santuario. Passate, passate per le porte, sgombrate la via al popolo, spianate, spianate la strada, liberatela dalle pietre. Innalzate un vessillo per i popoli. Ecco ciò che il Signore fa sentire all'estremità della terra. Dite alla figlia di Sion: ecco, arriva il tuo Salvatore, ecco, egli ha con sé il premio, e la sua ricompensa lo precede. Li chiameranno popolo santo, redenti dal Signore, e tu sarai chiamata ricercata, città non abbandonata. Viene, lascia il tuo dolore, ora qui ai piedi miei, perché ogni tuo bisogno sai, è chiaro agli occhi miei. Lascia i tuoi pesi piedi miei, è già da molto che aspetto proprio te. Dalle mie braccia sicuro sei, che sono Dio, tutto è possibile a me. Lascia qui le tue paure, tutte quante piedi miei, i pensieri oscuri dagli a me, che pace in cambio avrai, lascia i tuoi pensieri.